Grazie Massimiliano. Allora andiamo subito a vedere un po' il tema dominante, come potete immaginare, quello legato ai referendum, in particolare sulla giustizia, poi quello bocciato cannabis, anche qui molta polemica. E allora andiamo a vedere velocemente, partiamo da che il Matteo di Puglia e Basilicata, referendum, stridono i sinistri delle libertà, le contraddizioni dei partiti di governo sul rispetto dei diritti personali, sono Letta, Conte e Speranza che si fanno paladini della scelta di disporre del proprio corpo con l'eutanasia e di assumere cannabis, ma perseguitano i lavoratori senza Green Pass riducendoli alla fame. I giudici continueranno a non pagare per gli errori commessi, brinda il partito dei sindaci che possono salvarsi dalla Severino, contraria Meloni che teme invece per la corruzione in politica. Vi segnalo poi un interessante articolo che riguarda l'olio extravergine che non trova pace, il caso del declassamento, l'antitrust sanziona, editoriale Novante, editore del Salvagente, insomma riscoppia il caso del declassamento dell'olio extravergine per una importante sentenza dell'antitrust, questo alle pagine interne a firma di Annalisa Tosato.